Siamo nella sede del PD di Pisticci e Marconia per un bilancio dell'attività consiliare e di partito in questi primi 9 mesi dopo le ultime elezioni comunali. Andrea Badursi è il capogruppo consiliare del PD. Le sue impressioni, le sue considerazioni dopo 9 mesi in consiglio comunale. L'attività del gruppo consiliare del Partito Democratico in questi 9 mesi di inizio di legislatura è stata intanto l'atteggiamento del nostro gruppo è un atteggiamento responsabile che volta per volta guarda gli argomenti e guarda gli argomenti che possono essere di interesse per la nostra comunità. Quindi abbiamo inteso non fare un'opposizione nuda e cruda, ma abbiamo inteso fare la minoranza e quindi guardare con molto interesse a quelle che sono le proposte che arrivano in Consiglio Comunale. Abbiamo, così come si è discusso più volte in Consiglio Comunale, abbiamo affrontato temi anche rilevanti, quali l'ambiente, dove devo dire che la minoranza ha fatto in modo tale da far iscrivere all'ordine del giorno di questo Consiglio Comunale alcuni temi a nostro parere importanti. E su quei temi ci siamo confrontati senza però, ripeto, avere un colore di minoranza o di opposizione. Abbiamo fatto gli amministratori e la minoranza responsabile, che tratta gli argomenti e gli argomenti di interesse, per questa cittadinanza. Qual è invece il vostro giudizio sull'attività del sindaco e della maggioranza di Trani in questi 9 mesi? Guardi, un giudizio si può dare quando c'è una forte attività da parte di un'amministrazione e quindi quando ci sono cose da valutare. E lo dico senza polemica, interpretando quello che è il dire comune dei nostri cittadini, ad oggi non abbiamo molti elementi per poter considerare l'amministrazione di Trani. Anzi, siamo fortemente convinti che c'è una sostanziale non amministrazione, nel senso che sono pochi i temi. E il particolare momento economico della nostra regione, ma anche delle nostre comunità, ci induce a spronare di Trani, a invitarlo a trattare i temi che sono molto cari alle nostre comunità. Mi riferisco al lavoro, a molte delle questioni che sono sul tappeto e che questa amministrazione al momento non affronta. E quindi il giudizio diventa negativo a 9 mesi. Un giudizio negativo che non ci fa ben sperare. E abbiamo molti degli altri temi che al momento sono veramente e stanno a cuore ai cittadini pisticcesi. Il lavoro ovviamente in primis, ma potremmo parlare della pubblica amministrazione, del rapporto, del regolamento urbanistico e tutti quegli strumenti che a nostro parere sono utili, essenziali, servono per il rilancio economico del nostro territorio. Noi lamentiamo questo, lamentiamo una mancanza di progettualità da parte dell'amministrazione di Trani e quindi una mancanza di proposte, di progetti. E non a caso abbiamo in ogni consiglio chiesto al sindaco di Trani e alla sua maggioranza di portare le linee programmatiche, cioè quello che vogliono fare del nostro territorio. E questa è una delle questioni che sottolineiamo, quella di non poter parlare di progetti, di non poter valutare i progetti, di non poter fare appieno la minoranza, perché la minoranza deve valutare, questo è il ruolo che ci è stato consegnato dal voto di maggio, la minoranza deve valutare i progetti della maggioranza per poter esprimere un parere. Oggi non possiamo esprimere un parere, non possiamo esprimerlo in nessuno dei settori dell'economia del nostro territorio, ma non possiamo neanche esprimerlo su quelli che sono i grandi temi. Ripeto, il regolamento urbanistico, che non viene assolutamente trattato. E qui mi ricollego alla prima domanda. Noi non abbiamo avuto ad oggi
la possibilità di trattare molti argomenti in Consiglio Comunale. Quei pochissimi argomenti trattati sono stati sollecitati e chiesti e iscritti dalla minoranza. Questo penso sia un male per questa nostra comunità. E questa nostra comunità non può più aspettare. Ecco perché ulteriormente chiediamo all'amministrazione e alla maggioranza di Ditrani di presentare le linee programmatiche, perché vogliamo capire cos'è che vuole fare Ditrani del nostro territorio, della nostra economia, dei grandi temi, della Val Basento, del regolamento urbanistico, dell'ambiente. Queste sono cose che abbiamo chiesto in Consiglio e continueremo a chiedere, e lo continueremo a fare nei modi garbati, così come abbiamo fatto in questi 9 mesi. Ma ad oggi mi sento di dire che l'amministrazione Ditrani ha prodotto poco, anzi quasi niente. Non ha prodotto nulla sulla scorta di quelle che erano le aspettative che il cittadino pisticcese e sulle quali aspettative ci siamo confrontati nel maggio scorso. Oggi c'è bisogno però di amministrare, c'è bisogno di affrontare i grandi temi, e ne cito alcuni. Non è possibile che a 4 mesi, ancora oggi in contrada Tamma, esiste gente che non ha l'acqua potabile. Io ricevo sollecitazioni da gente che non abita, da gente che non vive il territorio pisticcese, e che gli sembra assurdo che un'interruzione del servizio non venga presa in considerazione. E non guardo a di chi è la responsabilità. Chi amministra la responsabilità in toto della nostra città. E quindi, anche se non è lui direttamente il responsabile, deve far sì che si risolvano i problemi. Io intendo così amministrare un comune. Io penso che Ditrani debba fare questo, tutelare tutti i cittadini, al di là del colore della pelle o del colore politico. Ma ci sono anche altre questioni, non solo quella di contrada Tamma. Ci sono le questioni ambientali, sulle quali noi abbiamo dato il nostro contributo. E sulle quali questioni è tutto fermo. Non abbiamo ulteriori elementi da quel Consiglio Comunale. E penso che non sia bastevole, e concludo, penso che non sia bastevole indicare alcune cose o impegnare alcune piccole cifre per fare alcune piccole cose su pisticci. Mi riferisco ad incarichi piuttosto che a dei piccoli progetti. Oggi c'è bisogno di osare, e oggi io chiedo questo alla maggioranza di Ditrani. Deve affrontare i temi veri. Il Club Med non è possibile. A luglio dello scorso anno abbiamo ricevuto a mezzo stampa, ma anche direttamente in Consiglio Comunale, la certezza che questa stagione sarebbe stata una stagione di apertura. Oggi, e non entro nella polemica tra il sindaco e alcuni consiglieri regionali, il tema vero è che quei lavoratori sono abbandonati a se stessi, e quei lavoratori oggi non hanno una risposta. Noi dobbiamo avere il coraggio, il sindaco deve avere il coraggio di dire ai 150 lavoratori: per quest'anno, per il prossimo e chissà per quanti altri anni ancora, non saremo nella condizione di poter garantire qualcosa. O viceversa, bisogna dire con estrema certezza che il 2013 sarà l'anno di apertura di questa struttura. È questo che chiediamo, senza polemica. Noi chiediamo che si affrontino i problemi reali, i problemi seri che attanagliano il nostro territorio. Quella del PD sembra un'opposizione, non so se sarà d'accordo con il termine, più riflessiva rispetto alle altre. È possibile che questa impostazione sia in qualche modo influenzata dalla consapevolezza di far parte, gioco forza, di quell'anomalia tutta pisticcese che ha portato a un ballottaggio due candidati appartenenti alla stessa area politica, anzi allo stesso partito, con fatte le dovute differenze? L'appartenere al centro-sinistra o l'essere di centro-sinistra, o l'appartenere al PD e l'essere del Partito Democratico, non può essere un solo enunciato. All'interno di questa appartenenza, e il fatto stesso che persone libere decidono di aderire a un partito o un movimento e decidono di essere di centro-sinistra piuttosto che di centrodestra, penso che questo, all'interno di questo, del significato vero
dell'appartenere al centrosinistra ci sia la risposta alla sua domanda. Ovviamente noi oggi viviamo una contraddizione a Pisticci. All'interno del Consiglio Comunale di Pisticci, oltre il 90% delle forze politiche fanno riferimento a un centrosinistra, che seppur anomalo però a Pisticci, è un centrosinistra che condivide il progetto e soprattutto i programmi a livello provinciale e a livello regionale. Io questo, e questo il PD e il gruppo che mi onoro di rappresentare, non lo dimentico mai, perché l'essere di un partito e stare all'interno del centrosinistra significa condividere con i vari livelli il progetto e il progetto politico complessivo. Questo ovviamente ne teniamo conto ogni qualvolta discutiamo dei grandi temi, che sono i temi che poi riguardano non solo la nostra comunità, ma l'intera area metapontina, l'intera nostra regione, l'intera nostra provincia. E quando discutiamo di questi temi cerchiamo di essere sempre propositivi. Ecco perché io direi non riflessiva, direi un modo diverso di fare la minoranza, più propositiva, anche riflessiva, pensando di riflettere però sul nuovo modo di fare politica, evitando il qualunquismo e badando ai termini delle questioni, questioni che insieme dobbiamo affrontare nella nostra area, ma dobbiamo affrontare all'interno della nostra regione. E quindi questo ci pone in una situazione di riflessione, perché di fatto siamo tutti di centrosinistra. Questo fino a quando tutti cercheremo di andare in un'unica direzione, che è quello di dare risposte al nostro territorio. Quando poi le risposte non arriveranno, beh, è ovvio che anche l'essere del centrosinistra complessivamente non ci esimerà da fare critiche, da attaccare, perché quando uno decide di fare politica, così come abbiamo fatto noi come Partito Democratico, così come facciamo noi come consiglieri del gruppo del Partito Democratico, si cerca di proporre, di migliorare quella qualità e quindi di interpretare veramente quella polis, la gestione del territorio e quindi la soddisfazione del cittadino che vive all'interno di quel territorio. E se alcuni amici che aderiscono al centrosinistra non faranno questo, è ovvio che cambieremo anche l'atteggiamento, perché l'essere riflessivi sugli argomenti e quindi sui grandi temi, questo per noi è un fatto acclarato. L'essere permissivi invece no, noi non saremo mai permissivi con chi immagina di gestire in maniera diversa un territorio e in maniera diversa dalle aspettative dei nostri cittadini. Ed è proprio su questo potremo comunque continuare ad essere riflessivi, ma ci aspettiamo le proposte. E se le proposte non arriveranno, probabilmente saremo anche meno riflessivi e saremo più sugli argomenti e cercheremo di più di trasferire queste incapacità eventuali ai cittadini. Segretario del PD Pisticci e Marconi a Rocconegro, il tema all'ordine del giorno è comunque spesso ancora quello del rapporto tra Forum Democratico e PD. Dopo, inutile stare qui a ripercorrere tutta la storia, però dopo le elezioni di questa vicenda non si è più parlato. Di recente delle dichiarazioni hanno riacceso un po' l'attenzione intorno al tema. Il sindaco di Pisticci ha detto di fatto: sono del PD e stiamo proficuamente dialogando nella prospettiva di risolvere il problema. Voi come segreteria avete risposto: con noi finora non ha dialogato nessuno. Ci sono degli elementi di novità in seguito a queste reciproche dichiarazioni? Alla domanda si può rispondere semplicemente no. E abbiamo chiuso l'argomento. No, a parte questo, mi piacerebbe che quando si parlasse del PD di Pisticci e Marconia si parlasse di altre questioni, si parlasse di politica
che non fosse soltanto questo argomento stucchevole, più della questione PD, Forum Democratico e via dicendo. Io devo dire una questione semplicemente. Mi piacerebbe chiarirla e dire qual è la mia idea di partito. Volevo fare anzi una premessa. In un partito non ci si può stare e non ci si può dire io sono di quel partito a seconda se in quel partito ci sono, se in quel partito io assumo un ruolo da protagonista, invece se ho un altro ruolo mi metto da parte, esco dal partito. Io credo che in un partito uno ci deve stare a prescindere, se ci crede in quel partito. Io dico, l'idea che mi sono fatto è che il PD attualmente non è il PD di Rocconegro. Rocconegro ci è stato dentro questo partito e ha fatto campagna elettorale anche con gente che oggi sta dall'altra parte, sta in forum democratico. Volevo ricordare che quando c'è stato il congresso prima di, diciamo, del tanto discusso congresso dell'anno scorso, io praticamente mi sono presentato in opposizione ad Enzo Montano e quindi a quella gran parte delle persone che oggi stanno in Forum Democratico. Ho perso, ma mi sono messo a servizio del partito. Sarebbe stato bello e sarebbe stato opportuno e sarebbe stato anche politicamente corretto che celebrato un congresso realmente, cioè valido a tutti gli effetti, fra gli iscritti, chi ha perso il congresso si mettesse al servizio del partito. Perché se ogni volta uno che perde il congresso dovrebbe fare un partito o dovrebbe fare un movimento, credo che genereremo confusione. Per cui oggi io lo dico ancora più chiaramente di come è stato scritto nell'articolo, non c'è stato nessun momento di dialogo fra Forum Democratico e il Partito Democratico. Nonostante io all'indomani della campagna elettorale sono andato negli organismi sia regionale sia provinciale a dire: guardate, noi non abbiamo chiuso le porte in faccia a nessuno, proprio in virtù del fatto che il partito, chi fa il segretario non diventa il proprietario, non diventa il padrone del partito, ma diventa uno che in quel momento è chiamato a svolgere un ruolo che io intendo come colui che si mette a servizio, che si mette a servire il partito in tutte le sue cose. Se poi qualcuno è sul concetto di servizio, c'è da fare un distinguo. Uno deve essere il servitore del partito, non il servo, e io mi reputo il servitore, non il servo di nessuno. Dicevo, lì io ho posto la questione, ho detto: adesso bisogna risolvere la questione a pisticci. Bisogna farlo, bisogna risolvere, perché capisco che altrimenti si ingenera sempre, ogni volta, ogni azione è sempre diciamo disturbato da quello che è la situazione del PD a Pisticci. Dicevo, quindi ho posto seriamente questa questione sia in segreteria provinciale sia negli incontri regionali, dove la questione va risolta, ma va risolta in modo definitivo, perché finalmente si parla del PD di Pisticci in altro modo, non ritornando sempre su questa questione, ripeto, che diventa stucchevole e che alle persone non interessa. Oggi interessa che cosa propone il PD, che cosa fa il PD, che cosa propone per la soluzione dei problemi nel territorio, nella regione, nella provincia, e non già più queste questioni. Per cui noi siamo un partito, lo dico qui ma lo dirò sempre, siamo un partito aperto, un partito che ha le porte aperte, non, dove chi vuole entrare entra, però sapendo che dentro il partito non si sta per essere serviti, ma per servire. Credo che questo deve essere abbastanza chiaro. Sembra di capire che sul principio di risolvere la questione pisticcese concordino tutti. Il problema sono le modalità.
ed è il dialogo reale a livello locale in sé per sé. Poniamo per un attimo che questo tipo di problemi a un certo punto sia risolto. Cosa accade? I consiglieri del PD diventano maggioranza e questa questione diventa una questione all'ordine del giorno della discussione, anche in virtù del fatto che un elettorato a un ballottaggio ha scelto l'uno anziché l'altro, ha mandato uno in maggioranza e l'altro all'opposizione? Io credo che le cose che sono avvenute durante la campagna elettorale non è che possono essere cancellate con estrema facilità. Ci tengo a dire che la scelta, cioè probabilmente prima il PD o il PD che io mi onoro di guidare momentaneamente, ripeto, perché poi quando scadrò io mi metterò al servizio del partito anche facendo il semplice iscritto, credo che abbia dimostrato che ha una forza elettorale, ha un peso elettorale che probabilmente ha stupito chi immaginava che fosse un partito di parenti, come era stato definito. Abbiamo dimostrato che i parenti ci sono, ma che hanno anche consenso, e questo è un fatto assolutamente inconfutabile. Dicevo, intanto bisogna dire chi sta dall'altra parte, cioè per esempio Forum, è disponibile a far parte del gruppo del PD? Perché il tema non è che il PD va da un'altra parte, e dovrebbe essere Forum Democratico che probabilmente dovrebbe venire nel PD. Questo credo che sia un tema su cui non bisogna assolutamente sottovalutare. Per cui il problema adesso bisogna chiedere anche a quelli di Forum vogliono entrare nel PD, e se tutto Forum vuole entrare nel PD, perché un'altra cosa su cui forse non si è prestato molta attenzione è che la lista elettorale del PD era fatta da uomini del PD, cioè da tesserati del PD. Noi non abbiamo chiesto agli esterni di candidarsi e di portare consenso dentro la lista, ma abbiamo voluto fare una lista di persone che erano iscritti, che sono iscritti del PD e che oggi ancora tuttora sono nel PD. Quindi bisogna vedere, ecco, che cosa avviene anche dall'altra parte. E dicevo, il consenso elettorale che è stato abbastanza consistente non può essere messo da parte con estrema semplicità. Allora, prima di fare tutte le alchimie possibili e immaginabili, noi dobbiamo porre l'attenzione su quello che Andrea lo diceva prima. Ancora oggi non si parla di linee programmatiche, quindi probabilmente non si ha un'idea di che cosa si vuole fare. Per noi diventa prioritario a quel punto il programma. Noi abbiamo, durante la campagna elettorale, lanciato un'idea di che cosa volevamo fare di questo territorio. Non ce lo dimentichiamo della questione che oggi viene ripresa, ma credo che senza da tutti quanti, ma senza capire la pregnanza del tema, cioè quello di mettere al centro Pisticci del Metapontir. Questo non è un proclamarlo semplicemente, ma significa evidentemente elaborare, progettare, mettere in cantiere un programma che faccia diventare veramente Pisticci punto di riferimento nel Metapontir. Allora questo significa discutere per esempio di che cosa vogliamo fare della sanità su questo territorio, significa che cosa vogliamo fare del turismo di questo territorio, significa discutere che cosa vogliamo fare dell'agricoltura di questo territorio, significa voler discutere di che cosa vogliamo fare del lavoro. Oggi probabilmente ci attardiamo troppo, ci interessano tante questioni, tante come dire, gossip politico del vi mettete insieme, non vi mettete insieme, non... assolutamente no. Credo che il Partito Democratico ha dimostrato in questo periodo, ha dimostrato di essere un partito serio, un partito che non va appresso alle cose, ed è un partito che, ripeto,
è disponibile ad aprirsi all'unità, ma non è disponibile all'annessione, no? E questo è un altro concetto. Allora, per fare tutto questo, per affrontare seriamente una questione che credo che sia veramente importante, perché capisco anche la contraddizione. Non pensate che è una cosa che per noi è molto semplice vedere il gruppo del PD da una parte, il sindaco dichiarato del PD, lui stesso si dichiara del PD, io non ho nulla da poter dire contro, dall'altra parte, che oggi è il leader di Forum Democratico. Perché io ancora, per esempio, non ho visto chi è il leader di Forum Democratico, se non il sindaco del PD. Questa è una cosa che ci fa male, assolutamente. È una cosa che ci pone anche delle serie questioni. Bene, dicevo, questo merita assolutamente una riflessione su quelli che sono i temi veri, i temi concreti di questa comunità. E noi credo che con l'azione che il gruppo consigliare molto egregiamente, anche in piena sintonia con il partito, sta portando avanti. Cioè, noi potevamo fare una campagna, diciamo un'azione amministrativa abbastanza, come dire, non mi viene il termine, molto, molto demagogica. Invece ci siamo posti il problema, perché il partito ha la piena coscienza che oggi è momentaneamente, è un partito di governo momentaneamente all'opposizione, ma che si vuole confrontare, si sta confrontando con tematiche vere e vuole dare un contributo, perché veramente la nostra priorità è il bene del territorio. Non ci interessano poi, diciamo, l'abbiamo dimostrato con la nostra azione, non ci interessano postazioni, ruoli e via dicendo. Ci interessa veramente il bene di questo territorio. E posso dirla con estrema sincerità, noi all'indomani della campagna elettorale abbiamo sperato veramente che qualche cosa fosse cambiata in questo territorio. Avremmo voluto essere smentiti dall'azione di governo di questo territorio. Avremmo voluto aver torto per il bene di questo territorio. Oggi credo che dobbiamo sicuramente ricrederci. Quindi chiudo dicendo, a noi veramente sta a cuore il bene del territorio. È su questo che vogliamo sfidare l'attuale maggioranza, è su questo che vogliamo sfidare un po' tutte le forze politiche sul territorio.